Andrea Nicora, mi occupo di formazione in Samsung. Oggi parleremo, come dopo in un evento del genere, di purificazione, di come la tecnologia ci aiuti ad andare a ottimizzare l'ambiente di casa. Samsung è un brand che, come molti di voi sapranno, si occupa di tecnologia, si occupa di innovazione e proprio in questo momento storico così particolare stiamo cercando di andare a sempre più di frequente a ottimizzare quello che potrebbe essere il concetto di healthy home, quindi di casa che pensa alla salute, di elettrodomestici che ci aiutano ad avere un ambiente di casa più salubre. Innanzitutto facciamo una brevissima introduzione di quello che è il brand. Avanti, grazie. Siamo un brand che è numero uno nell'elettronica di consumo e nel grande elettrodomestico, ad esempio, già dal 2013. Abbiamo una grandissima serie di successi relativamente a il freddo, il lavaggio, la climatizzazione. Siamo numero uno nel design, quindi riceviamo annualmente diversi premi relativi a tutto quello che è l'estetica del prodotto, quindi non solo ed esclusivamente qualcosa di funzionale, ma anche di bello alla vista. E abbiamo comunque sia il brand che viene riconosciuto come uno dei primi nelle classifiche Interbrand, quindi il nostro valore del brand è davvero, davvero molto alto. Avanti di una. Parliamo di climatizzazione. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la climatizzazione, non dobbiamo solo pensare al fresco in casa d'estate, perché ovviamente l'ambiente è molto caldo. Estate o il caldo d'inverno quando ovviamente fuori fa freddo. La tecnologia di Samsung serve per massimizzare la qualità dell'aria all'interno dell'ambiente di casa, avanti di uno, che è il maggior punto di forza dei nostri climatizzatori. I nostri climatizzatori sono dotati di un filtro PM1.0. Cosa vuol dire? Vuol dire che il 99% di batteri vengono eliminati all'interno del filtro e tutte le polveri sottili, polveri che raggiungono delle dimensioni di 0,3 micron, vengono catturate, vengono eliminate all'interno del nostro climatizzatore. Questo non lo dice Samsung, lo certifica Intertek, che è un organismo esterno a Samsung, proprio perché non vogliamo che le nostre tecnologie siano solo testate da noi, perché altrimenti sarebbe chiaramente troppo facile. Dai test interni risulta che siamo i migliori. No, facciamo sempre testare tutti quanti i nostri prodotti da elementi esterni, da organizzazioni esterne, proprio per certificare il buon funzionamento dei nostri prodotti. Tutti i nostri climatizzatori hanno una filtrazione all'avanguardia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti quanti abbiamo un filtro TRICARE. Il filtro TRICARE è un filtro che elimina tutti quelli che possono essere gli allergeni, i virus, i batteri, ed è un filtro a tre azioni, proprio TRICARE, perché elimina il 99% barra 98% di tutti questi elementi che arrivano all'interno del climatizzatore. In più è un filtro molto facile da pulire. Per quanto riguarda il climatizzatore, la cosa che sarebbe da fare a ogni funzionamento, vuol dire a ogni stagione, quando il climatizzatore funziona, è pulire il filtro, cosa che non sempre viene fatta. Il filtro è quello che di fatto va a catturare tutte le impurità che sono presenti nell'aria. Il nostro filtro è molto facile da staccare, basta solo ed esclusivamente sollevarlo. Pensate magari al filtro del phon, in cui si va a intrappolare un sacco di polvere, e pensate quanta poca aria tratta il phon. Ecco, il phon che lo vedete, perché lo avete davanti ogni volta che lo utilizzate, lo pulite magari un pochettino più spesso rispetto a quando
quanto pulite il climatizzatore di casa, sia di casa, che sia degli uffici, che sia dei locali commerciali. Nel caso di Samsung abbiamo proprio una tecnologia che ci permette di ottimizzare la pulizia proprio per andare a farla nella maniera più semplice possibile senza necessariamente avere poi dopo problemi di sorta. E in più abbiamo una funzione autoclean. La funzione autoclean è attiva alla fine del ciclo di climatizzazione del nostro condizionatore ed elimina l'umidità residua all'interno del climatizzatore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che eliminando l'umidità residua all'interno del climatizzatore non ci sono sì cattivi odori, che è la prima causa che si sente organolettiamente col nostro olfatto, ma soprattutto eliminiamo la possibilità che si sviluppino muffe o batteri. Prossima. Che cosa ha fatto Samsung? Questa è la base della climatizzazione, quella che vi ho raccontato fino ad adesso. Avete visto anche nel talk di ieri WinFree. WinFree è una tecnologia che ci permette di andare a climatizzare senza un getto d'aria diretto. Adesso ve lo spiego con calma. Il getto d'aria diretto è la maggior criticità dei climatizzatori commerciali. Quindi pensate anche a casa vostra, il climatizzatore quando viene sparato a palla che genera quel getto d'aria gelato che arriva addosso alla persona che sta nell'ambiente, oppure pensate magari quando siete al ristorante e vi capita la sfortuna di avere il tavolo proprio sotto il climatizzatore. In questo caso è un discomfort molto, molto, molto accentuato. Cosa ha fatto Samsung? Ha creato un climatizzatore che permette di avere una barriera microforata sulla scocca principale del nostro climatizzatore per andare a diffondere l'aria. Prossima. Quindi non più un getto d'aria diretto, ma un getto d'aria che viene fatto diffondere da 21.000 microfori. Come funziona questo climatizzatore? Abbatte la temperatura all'interno dell'ambiente in maniera molto rapida, dopodiché l'aletta principale viene chiusa e l'aria fredda viene diffusa da questa scocca microforata che permette appunto di evitare il getto d'aria diretto all'interno dell'ambiente. Questo è un grossissimo vantaggio in termini di comfort e anche di salute, perché il getto d'aria diretto non fa proprio benissimo. Prossima. Il concetto che vogliamo portare è quello di aria ferma, ossia l'aria in uscita da WinFree viaggia a una velocità molto molto bassa e quindi può essere definita aria ferma, viaggia a 0,15 metri al secondo. Vuol dire che se voi mettete la mano davanti al climatizzatore non sentirete il getto d'aria diretto tipico del condizionatore, ma sentirete una brezza soffusa, veramente molto molto confortevole. Prossima. Una cosa importante è che su tutta la gamma dei nostri climatizzatori WinFree abbiamo delle tecnologie all'avanguardia. Come dicevo prima, non devono essere tecnologie fini a se stesse oppure dei prodotti che sono belli da vedere ma veramente poco funzionali. Noi cerchiamo di unire le due anime appunto dell'evoluzione, della innovazione. Quindi abbiamo parlato del WinFree, quindi questo massimo comfort con un raffrescamento molto rapido e poi la diffusione del fresco tramite i 21.000 microfori. Parliamo di connettività, sempre più persone cercano degli elettrodomestici, delle apparecchiature smart che possono comunicare con il nostro telefono all'interno del nostro ambiente di casa. Quindi tramite l'applicazione SmartThings io riesco a utilizzare il mio climatizzatore anche da remoto. Pensate magari di tornare a casa d'estate, ovviamente, quando c'è tanto caldo, c'è afa, e arrivare a casa e trovare l'ambiente perfettamente climatizzato, perché l'avete fatto partire direttamente dal vostro cellulare quando siete in coda in tangenziale. E poi, proprio perché stiamo parlando di
siamo in un forum che parla di igienizzazione, di trattamento dell'aria, abbiamo delle filtrazioni avanzate che non devono dimenticare però la cura dell'ambiente. Quindi questi prodotti non sono solo ed esclusivamente funzionali, potenti, ma sono anche a basso consumo energetico. Quindi raggiungiamo la classe A++, sia in raffrescamento sia in riscaldamento. Poi tutti i nostri climatizzatori sono veramente molto molto silenziosi. Raggiungiamo i 16 decibel in potenza sonora. Quindi vuol dire che stiamo parlando di un climatizzatore veramente molto silenzioso. Prossima. Grazie alla tecnologia Windfree adottata sui climatizzatori abbiamo creato l'Air Purifier. Samsung Cube, che cos'è? È un purificatore d'aria, quindi non stiamo parlando di un deumidificatore, non stiamo parlando di un climatizzatore, ma stiamo parlando proprio di un vero purificatore d'aria. Portiamo avanti tutta la tecnologia della climatizzazione Windfree all'interno di un apparecchio molto gradevole alla vista, e molto molto compatto di design e funzionale. Prossimo. Quindi sulla scocca abbiamo 60.000 microfori, non più 21.000 microfori come la scocca del climatizzatore, ma 60.000 proprio per andare ad avvolgere tutta l'aria dell'ambiente, e questo ci permette di avere una perfetta collocazione all'interno, ad esempio, di una camera da letto, proprio perché la silenziosità che abbiamo già visto sui climatizzatori la portiamo avanti anche nel nostro purificatore d'aria. Prossimo. È una purificazione che viene fatta in multistrato, quindi ci sono tre diversi filtraggi, cioè un filtro lavabile, un filtro deodorante e un filtro EPA. Questi tre filtri permettono di catturare ed eliminare tutti gli allergeni, tutte le polveri, tutti i virus, tutti quegli elementi che sono fino agli 0,3 micron. Quindi stiamo veramente parlando di qualcosa di microscopico. Questo ci permette di igienizzare il nostro ambiente di casa per ottimizzare appunto l'aria che andiamo a respirare. Tenete conto che sia per quanto riguarda il climatizzatore, sia per quanto riguarda il purificatore d'aria, vanno a filtrare tutti quegli elementi che sono all'interno dell'ambiente domestico che potrebbero essere dannosi o nocivi comunque per chi ci vive. Prossima. Il nostro purificatore d'aria ci permette di avere un sensore laser che va a rilevare gas e PM1.0 e attiva in automatico la funzionalità appunto per andare poi dopo a eliminare gli elementi più dannosi. Permette anche, come dicevamo del climatizzatore, di avere un controllo da remoto in wifi per andarlo a far funzionare anche quando non siamo all'interno dell'ambiente di casa. Il display a luci colorate LED ci permette di capire quando il purificatore deve essere fatto funzionare, quando sta funzionando, se c'è un ambiente particolarmente critico, e poi ovviamente possiamo bloccare i vari tasti per evitare che i bambini ci vadano a giocare. Una cosa importantissima proprio per mantenere la purificazione, l'igienizzazione all'interno dell'ambiente di casa sempre costante è la notifica di cambio filtro. Quindi il nostro purificatore ci dice quando andare a cambiare il filtro EPA. Abbiamo parlato fino a qui di trattamento dell'aria. Io vorrei darvi anche un paio di input su altri prodotti della Samsung Healthy Home che ci permettono di avere un ambiente più salubre in casa. Quindi parlerò in maniera veramente brevissima di Air Dresser, che è questa cabina armadio a vapore che ci permette di igienizzare i capi che vengono utilizzati magari all'esterno del nostro ambiente domestico. Poi parleremo di una scopa elettrica e delle nostre lavatrici. Una cosa fondamentale per quanto riguarda Air Dresser è che è un elemento modulare, ovviamente, da posizionare nella cabina armadio, da libera installazione, nello studio magari di un vostro cliente o all'interno di un albergo. È un prodotto veramente molto molto versatile.
ci permette di avere un funzionamento che va a igienizzare, innanzitutto a rinfrescare i capi, quindi pensate magari all'abito che viene utilizzato durante tutto il giorno, pensate alla camicetta che deve essere stirata, pensate al cappotto che magari ha preso acqua perché pioveva, possiamo andarlo o a stirare, quindi nel caso dell'abito, o a rinfrescare nel caso della camicetta, oppure addirittura ad asciugare nel caso del cappotto che ha preso pioggia durante la passeggiata. Le pieghe dell'abito vengono di fatto stirate, è come se voi portaste l'abito in tintoria ed è una tintoria che avete solo voi a casa, quindi la andate a utilizzare solo ed esclusivamente voi. Funziona praticamente con un flusso d'aria di vapore che viene generato direttamente dal nostro air dresser, quindi questo jet air system che va ad avvolgere tutto il nostro capo, e con i vari programmi di air dresser ci permette sia di rimuovere gli odori, le pieghe all'interno del bucato, all'interno dei capi, sia anche di andare a igienizzare, perché abbiamo un ciclo di igienizzazione, un ciclo che permette di eliminare virus e batteri all'interno del nostro bucato, dei nostri capi. Quindi il grosso vantaggio è che se io ho utilizzato il cappotto in metropolitana, per intenderci, lo vado a mettere dentro air dresser e me lo igienizzo. Prossimo. Dicevamo eliminazione dei cattivi odori, di conseguenza magari andiamo a mangiare qui vicino al nostro ufficio c'è un ristorante dove andiamo puntualmente a pranzo, purtroppo è un ristorante che ci fa un sacco di fritto e di conseguenza una volta che si va a pranzo in questo ristorante automaticamente tutti i colleghi sanno che si è andati in quel ristorante a pranzo e quindi dato che noi in ufficio lo apriamo air dresser di solito mettiamo le giacche, i cappotti, i giubbotti all'interno proprio per andare a eliminare i cattivi odori ed è un grossissimo vantaggio in caso in cui dobbiate magari avere una riunione dopo poco proprio per avere una giacca che non sa di fritto, ma sa ovviamente di pulito. Brevemente, Samsung Jet è una scopa elettrica ricaricabile che ci permette di avere fino a 250 watt di forza aspirante, quindi una scopa elettrica ricaricabile che funziona, che aspira al top del mercato, e in più ci permette di avere una restituzione di aria pulita. Quante volte passando l'aspirapolvere, l'aria che viene trattata viene rimessa all'interno dell'ambiente in maniera non pulita, non filtrata, e quindi chi è allergico starnutisce, tossisce, è un ambiente che non è assolutamente salubre proprio perché la polvere che viene immessa assieme all'aria all'interno dell'aspirapolvere poi dopo viene reimmessa nell'ambiente, perché non viene trattenuta all'interno dell'aspirapolvere. Grazie al nostro sistema di filtraggio di Samsung Jet, il 99,999% degli elementi che arrivano all'interno dell'aspirapolvere vengono trattenuti. Questo non lo certifica Andrea Nicora di Samsung, lo certifica sia il BAF, quindi il British Allergy Foundation, e l'SLG, che è un istituto esterno tedesco, che ci certifica l'aspirapolvere a 5 stelle. 5 stelle perché 5 sono i 9 della filtrazione, quindi 99,999 sono 5 9, quindi 5 stelle. Prossimo. Abbiamo una filtrazione a 5 fasi, quindi l'aria che viene portata all'interno del contenitore viene completamente filtrata e all'esterno del nostro aspirapolvere arriva aria pulita. Quindi il flusso dell'aria che esce dall'aspirapolvere non è aria viziata, non è aria che sentirete nell'aspirapolvere se non ha questo tipo di filtrazione, non è proprio, proprio gradevole, ma è aria pulita. Samsung Jet viene affiancato da Samsung Clean Station. Questo cilindro che vedete, questo parallelepipedo che vedete, che cosa fa? Permette di andare a svuotare il contenitore polvere, come vedete nell'immagine, e di non entrare a contatto
con la polvere. Quindi il nostro aspirapolvere jet ha un contenitore polvere che ci permette, appunto, essendo senza sacco, di essere eterno, quindi lo svuotiamo e lo rimontiamo all'interno del nostro aspirapolvere. Grazie a questo sistema, però, grazie a Clean Station, abbiamo la possibilità di togliere dal nostro corpo macchina di Samsung Jet il contenitore polvere, quindi questo cilindro che vedete in foto, andarlo a posizionare nella apertura di Clean Station, premere il tasto oppure premere solo il cilindro verso il basso e Clean Station fa tutto il lavoro da solo e svuota il nostro contenitore polvere, restituendolo completamente pulito. Clean Station ci permette di evitare di andare a contatto con la polvere e tutto quello che viene aspirato da Clean Station, perché Clean Station è un aspirapolvere in sé, viene filtrato con un filtro a 5 strati, un filtro EPA a 5 strati. Anche in questo caso abbiamo una certificazione di SLG che ci permette di avere le 5 stelle, anche in questo caso. Prossimo. In ultimo vi parlo di iControl. iControl era l'ultima nata nella gamma di lavatrici Samsung. Stiamo sempre parlando di Healthy Home, stiamo sempre parlando di elettrodomestici smart. Questa lavatrice è già certificata per le nuove etichettature energetiche del 2021. Da marzo c'è stato uno shift su delle nuove normative, quindi c'è stato un cambio della normativa energetica e un cambio delle etichette energetiche. Le nostre lavatrici sono già certificate tutte per la nuova etichettatura e raggiungiamo la classe A. Questo è importantissimo perché non, come vi dicevo, non vogliamo che la nostra tecnologia sia fine a se stessa, sia una tecnologia bella ma non funzionale, deve essere alle dipendenze del cliente, quindi deve essere veramente molto, molto utile. Prossimo. Che cosa cambia rispetto a una lavatrice tradizionale? Aggiungiamo l'intelligenza artificiale. Si è tanto parlato di intelligenza artificiale anche nella giornata di ieri, degli incontri che si sono visti in questo evento. L'intelligenza artificiale in questo senso relativamente alle nostre lavatrici va a imparare i vari utilizzi che vengono fatti della nostra lavatrice, quindi le preferenze dei nostri consumatori, e va ad adattare tutto quello che è il funzionamento della lavatrice. Pensate, mediamente noi utilizziamo 4 cicli di lavaggio, 4. Ne abbiamo in questa lavatrice 23, con infinite possibilità di customizzazione. Il grosso vantaggio di questa lavatrice è che grazie all'intelligenza artificiale i primi lavaggi che vengono visualizzati all'interno del display sono quelli che noi facciamo più di frequente. Quindi la lavatrice riassortisce manualmente, che viene fatta funzionare, i lavaggi, e in più memorizza anche le varie opzioni. Ad esempio, io magari non voglio lavare sempre a 60 gradi, magari lavo a 30, magari aggiungo un risciacquo in più, magari aggiungo un'opzione, aggiungo l'opzione di ammollo in schiuma attiva che le nostre lavatrici hanno, e di conseguenza la mia lavatrice si ricorda che ho aggiunto un risciacquo, che ho diminuito la temperatura, e la volta dopo che vado a riprendere quel particolare programma di lavaggio mi permette di andare a richiamare queste opzioni, questo lavaggio customizzato. Prossima. Questo parlando di tecnologia a intelligenza, di intelligenza artificiale, di tecnologia relativa al funzionamento della lavatrice, all'ottimizzazione dei lavaggi. Ma parliamo anche di igienizzazione, parliamo di cicli a vapore. Sempre seguendo questo filone dell'Healthy Home, parliamo di cicli vapore igienizzante che ci permettono di andare a eliminare il 99,9% di batteri allergeni. Lo steam wash, quindi questi lavaggi che vengono fatti attraverso le nostre nuove lavatrici che hanno tutte quante in gamma il vapore igienizzante, ci permettono di eliminare tutti quegli elementi nocivi all'interno del nostro bucato.
E questo vi ricordo che è certificato. Non lo certifico io, lo certifica Intertek. Prossima. Per quanto riguarda la parte di prodotto, io ho concluso. Di conseguenza vi lascio alle domande in chat. Vado a leggere. Allora, leggo Federica. Buongiorno Federica. Parlava di Hairdresser, una soluzione che stira e igienizza il sogno di ogni donna, non solo di ogni donna, posso garantire. È adattabile a tutti gli armadi. Allora, sì, tenete conto che è di libera installazione questo apparecchio, quindi lo potete posizionare o nella cabina armadio oppure anche all'esterno della cabina armadio. Ha solo ed esclusivamente bisogno di un attacco elettrico, quindi un asciugo. Poi ha all'interno due taniche, una dell'acqua che viene utilizzata appunto per generare il vapore e una della condensa. Quindi una tannica di raccolta della condensa che viene poi dopo buttata via, che non deve essere riutilizzata. Quindi può essere posizionato dappertutto, sia all'interno della cabina armadio sia all'esterno. Poi Daniela ci chiede: nell'armadio possono essere appesi capi di qualsiasi tessuto, vengono tutti igienizzati e stirati? Allora, un'ottima domanda: ci sono dei cicli per la pelle, per il cuoio? Cicli delicati, cicli per i cappotti di lana invernale, ci sono cicli per qualsiasi tipologia di tessuto e di abito all'interno di hairdresser. In caso ovviamente dell'igienizzazione è un ciclo di hairdresser un pochettino più energico, di conseguenza magari ecco, il capo più delicato non è indicatissimo posizionarlo all'interno, però pensate che è fatto magari per un abito da uomo, quindi se va bene quello, va bene su tutto quello che è simile a quello che può andare a paragone di un abito da uomo. Daniela sempre chiede, funziona anche in ambienti con camine armadio un po' più grandi? Sì, assolutamente. Come ho detto, è da libera installazione, di conseguenza può essere posizionato dappertutto. Angela chiede se possono rovinarsi i capi inseriti nell'armadio che igienizza, quindi dentro il dresser se c'è il rischio che possano rovinarsi i capi. Come vi ho detto, ci sono cicli di pulizia e di igienizzazione per i diversi tipi di tessuto, quindi basta solo ed esclusivamente adattare il ciclo al capo che andate a posizionare all'interno, vi ho detto, c'è cioè addirittura un ciclo leather, quindi un ciclo pelle. Giulia chiede i prezzi indicativamente da listino viene 2,499, ma si trova anche a prezzi molto più bassi, basta cercare Samsung Hairdresser. Ci sono altre domande, dubbi, perplessità? Angosce, paure. Ok. Allora, se non ci sono altre domande, vi ringrazio per l'attenzione. Siamo stati un pochettino più corti rispetto ai 45 minuti che ci eravamo preventivati. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Giornata. Grazie mille. Arrivederci.